I persiani, Flipped Classroom. I persiani furono una civiltà indoeuropea antica, il cui nome deriva da una regione dell'attuale Iran, Fars. Le prime notizie certe risalgono al VII secolo a.C., quando si trovavano sotto il controllo degli Elamiti. Nel VI secolo a.C. gli Elamiti si trovarono in una situazione di crisi, della quale ne approfittò Ciro, detto poi in seguito Ciro il Grande, che dichiarò guerra agli Elamiti. Ciro regnò tra il 559 e il 530 a.C. La famiglia di Ciro era detta Achemenide. Infatti l'impero persiano sarà conosciuto anche con il nome di Impero Achemenide. Ciro conquista la regione di Susa e la sua avanzata è inarrestabile. Egli giunge fino al Mar Mediterraneo e conquista anche il regno di Lidia, che era sorto dopo l'impero Ittita. Ciro conquistò altri territori, riuscendo a formare un impero vastissimo. Dopo di lui, altri sovrani continuarono la politica di espansione. Cambise, che regnò tra il 530 e il 522 a.C., riuscì a conquistare l'Egitto. Dario I, che regnò tra il 521 a.C. e il 486 a.C., arrivò a lambire le regioni settentrionali della Grecia, portando l'impero alla sua massima espansione. La città più importante dell'impero era Persepoli. Le città-stato greche divennero probabilmente il più grande e tenace nemico dell'impero persiano, che tentò diverse volte di impadronirsi della Grecia, ma che venne ripetutamente sconfitto in diverse battaglie, molte delle quali decisive e passate alla storia, come quelle di Maratona nel 490 a.C., e quella delle Termopili e di Salamina nel 480 a.C. Dopo la sconfitta di Platea nel 479 a.C., i persiani non riuscirono più a mettere in atto un serio tentativo di conquista delle polis greche. L'impero aveva raggiunto il suo apice e riuscì a sopravvivere fino al 331 a.C. Le province erano dette satrapie, ognuna delle quali era amministrata da un satrapo, che era responsabile dell'ordine pubblico e della riscossione dei tributi. Babilonia era ancora una delle città più grandi e importanti. Tuttavia, durante l'impero persiano, la città più importante e dimora del Gran Re, così era chiamato il re dai persiani, era Persepoli, che era la capitale più importante. L'impero aveva quattro capitali: Persepoli, Susa, Ectabana e Babilonia. Nel 334 a.C. Alessandro il Grande viene incoronato re dei Macedoni e invade l'impero persiano attraversando l'Ellesponto. Il re e i greci vogliono vendicarsi delle invasioni e delle distruzioni subite durante la guerra persiana il secolo precedente. Alessandro inizia la sua avanzata. Il gran re era Dario III, il quale regnava ancora su un impero sconfinato e potente. Grazie alle vittorie del Granico e di Isso, Alessandro Magno inizierà a conquistare l'impero Achemenide. Tuttavia, la battaglia decisiva viene combattuta a Gaugamela nel 331 a.C., dove il sovrano macedone, in forte inferiorità numerica, otterrà una clamorosa vittoria che gli consegnerà l'impero persiano. Con l'inarrestabile avanzata di Alessandro Magno ebbe così fine l'impero persiano o Achemenide. L'ultimo gran re, Dario III, verrà ucciso dai suoi stessi generali. Persepoli verrà distrutta da un incendio e Alessandro Magno fisserà la sua residenza ufficiale a Babilonia. La rete stradale dell'impero persiano era molto efficiente. I popoli vinti non venivano oppressi anche per ottenere un certo consenso. Il gran re non era visto come un dio, ma aveva un potere assoluto. Vediamo dei sacerdoti che praticano il culto di Ahura Mazda, il bene e la generosità, che è la divinità più importante, mentre Ahriman rappresentava lo spirito della malvagità. Un satrapo si reca dal gran re portando il denaro riscosso dai tributi che servirà per la costruzione di opere pubbliche nell'impero persiano. Grazie per la visualizzazione. Video illustrato, creato ed animato da Flipped Prof. Marco Mellace.